Se state pensando ad un matrimonio con rito civile, non perdetevi questo video. Ciao sposine, oggi parliamo di rito civile. Se è questo quello a cui state pensando, probabilmente vi siete già documentate su internet e avrete trovato tanti articoli scritti da professionisti anche che consigliano di personalizzarlo. In che senso? Nel senso che il rito civile di per sé, poverino, è un po' asciuttino, non è che dà tanto la possibilità di emozionarsi. Normalmente si svolge con una piccola introduzione da parte del celebrante, la lettura degli articoli del codice civile, che tanto romantica non è, lo scambio delle promesse del consenso da parte degli sposi, che viene letto dal celebrante e di solito gli sposi dicono sì, sì, lo scambio delle fedi, che tra l'altro è opzionale, e alla fine un piccolo discorso conclusivo. Fine. Cioè, il rito di per sé è veramente velocissimo, nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, si può chiudere. Da qui nascono tutti questi articoli di cui vi dicevo, che suggeriscono di personalizzarlo. Personalizzarlo in tanti modi: inserire una colonna sonora che vi rappresenti, inserire delle letture personalizzate su di voi da far leggere ai vostri testimoni, ai vostri amici, parenti, mettere uno scambio delle promesse con le vostre parole, quindi scritte da voi, molto sentite. Tanti suggerimenti, anche quello di, per esempio, inserire dei riti simbolici all'interno della celebrazione, tanti suggerimenti, tutti bellissimi, tutti utilissimi davvero per rendere la celebrazione molto più personale, ma che però non tengono conto di un piccolo particolare. Il particolare è questo: dove si svolgerà esattamente il vostro rito civile? La regola, ormai penso che la sappiate anche voi perché è stata detta, ridetta, riscritta, è che il matrimonio civile si può tenere solo in una casa comunale, cioè un luogo che dal comune stesso è stato eletto come valido per poterci celebrare i matrimoni. Fino a pochi anni fa l'unica casa comunale che avevano tutti i comuni era la sala municipale. Da qualche anno i comuni hanno capito che può essere interessante offrire delle alternative e hanno aggiunto alla sala municipale una serie di location più esclusive, che però hanno anche dei costi più alti. Questa differenza qui è fondamentale se state pensando di personalizzare il vostro matrimonio, e vi spiego perché. Normalmente, se il matrimonio si svolge nella sala municipale, a parte che di per sé non è che le sale municipali siano mai meravigliosamente belle, il problema è un altro, ovvero il tempo a disposizione, specialmente nei comuni dove nel giorno in cui si fanno i matrimoni se ne fanno diversi e sono tutti in sequenza, viene dato ad ogni coppia di sposi un lasso di tempo molto limitato, normalmente intorno alla mezz'ora, non di più, non di meno. Ciò significa che in questa mezz'ora si deve svolgere tutto e che probabilmente prima di voi e dopo di voi ci sarà un altro matrimonio. Ciò significa che andare a personalizzare, a inserire contenuti, ad allestire, diventa praticamente impossibile. Per esempio, ho letto in uno di questi articoli che bisogna abbellire il più possibile la sala comunale con tanti allestimenti. Ma questi allestimenti, se c'è un matrimonio prima e un matrimonio dopo, come facciamo a posizionarli? Chi li porta via? Normalmente all'interno della sala municipale si riesce a portare una o due composizioni che si appoggiano sul tavolo della celebrazione e poi bisogna incaricare qualcuno di portarli via subito appena finita. Non c'è modo di personalizzare la sala. Ma soprattutto quello che manca nel rito civile sono i contenuti personali, la possibilità di dirsi delle cose emozionanti, di leggere delle letture. Non c'è tempo per farlo. Se siete proprio fortunati, fortunati, che quelli prima di voi e voi siete puntuali e la persona che celebrerà il matrimonio è disponibile, può darsi che vi faccia leggere una poesia. Però non potete pensare di andare a fare il rito della sabbia, il rito della luce, tutte le cose che sono consigliate per personalizzare, perché proprio non è fattibile. Questo è molto importante che lo sappiate, ve lo dico non per scoraggiarvi, ma perché se davvero state pensando ad un rito civile, però lo pensate emozionante perché avete preso spunto da questi articoli che avete trovato, dovete prendere in considerazione di andare a noleggiare una delle location alternative, una casa comunale di quelle un po' più esclusive, che quindi hanno anche un costo differente, ma che invece vi danno la possibilità di avere più tempo e di poter andare ad arricchire la vostra celebrazione. Fra l'altro, una cosa poco carina che può capitare se appunto deciderete di fare il matrimonio nella sala municipale e ci sono altri matrimoni prima e dopo, è che sicuramente incrocerete gli altri sposi, gli invitati di un matrimonio e dell'altro si incroceranno fra di loro.
decisamente non è la soluzione per un matrimonio molto intimo, coinvolgente ed emozionante. Può darsi che vi vada benissimo così e che vogliate lasciare le emozioni tutte per il ricevimento, per la festa, eventuali discorsi, potete tranquillamente farli dopo, però è importante saperlo. L'alternativa quale può essere? Andare in comune in un altro momento, magari la mattina o il giorno prima, a mettere giusto le firme per concludere a livello legale il matrimonio e poi organizzare un bel matrimonio simbolico nella location dove si svolgerà poi anche la festa, e lì potrete fare veramente di tutto. Potrete organizzarlo all'aperto sotto un bel gazebo con un arco di fiori, potrete personalizzare ogni istante utilizzando anche l'inserimento di tanti riti simbolici che si possono scegliere. A tal proposito vi dico che nel mese di agosto farò proprio uno speciale dedicato a 5 riti simbolici che io ho scelto perché mi piacciono molto e ve li spiegherò un pochino, così se vorrete inserirli nella celebrazione del vostro matrimonio lo potrete fare. Ultimissima precisazione, ci sono alcune location private che stanno stringendo degli accordi con il comune, ma per questo vi dovrete documentare, per cui danno la possibilità di fare presso la location il matrimonio veramente con validità civile, ma non vi fidate di quello che trovate sui siti internet, perché se guardate sui siti delle location sembra che tutte possano fare matrimoni civili e invece non è vero. Visto che siete interessati al matrimonio civile, ho pensato di mettervi in descrizione un'infografica che potete scaricare, dove ci sono tutti gli step burocratici per poter organizzare un matrimonio civile. Se vi interessano i riti simbolici che pubblicherò ad agosto, iscrivetevi alla newsletter sul sito matrimonicollaccento.it, si chiamano news con l'accento, così verrete avvisate con un'email quando pubblicherò i video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!